Pietro Gabrielli, presidente della Classic Car Club Molise, avete raggiunto un accordo con il comune di San Giovanni in Galdo per un'esposizione, tra l'altro la prima dopo l'emergenza Covid-19. Sì, infatti l'amministrazione ci ha invitato e con vero piacere abbiamo risposto. Causa Covid anche noi siamo stati limitati quest'anno, infatti la manifestazione della targa del Matese che avremmo dovuto fare a fine luglio, ahimè, è saltata. È la prima uscita ufficiale, diciamo, che facciamo quest'anno. Hanno risposto in parecchie macchine e con piacere partecipiamo all'iniziativa dell'amministrazione comunale. Siamo qui. Molti curiosi, tanti con la fotocamera in mano per immortalare delle auto d'epoca. Quanti anni possono avere queste auto di vita? E stasera ci sono macchine che vanno dai 50 anni fino a 20 anni, quindi c'è un bel panorama, voglio dire, di macchine. Sono anche belle, sono tenute bene. E un comune sicuramente molto attivo, questo di San Giovanni in Galdo, ha proposto questa sera l'esposizione delle auto d'epoca con la collaborazione dell'associazione da lei presieduta, ma anche l'associazione Amici del Morrutto sta sviluppando questo turismo che coinvolge davvero tantissime persone. Sono arrivate 8.000 domande, 8.000 mail per risiedere a San Giovanni in Galdo. Una sua impressione su questo? È una cosa molto molto bella per una realtà piccola come la nostra. Credo che debba essere motivo di vanto anche per questa piccola comunità avere tante richieste da parte delle altre regioni d'Italia. Ho notato che c'è molta vivacità anche da parte degli stessi cittadini del paese. Sono gli amministratori che si stanno dimostrando molto all'altezza della situazione. Da quanti anni esiste questa Classic Car Club Molise? Quest'anno sono esattamente 35 anni. 35 sì. Anni. E oltre alla passione, lei che cosa prova a mettere, soprattutto da che cosa è spinto? Perché presiedere un'associazione del genere è molto impegnativo, immaginiamo. Beh sì, sicuramente. Oltre alla passione per il motorismo d'epoca, in più c'è la voglia da parte mia, ma non solo mia, di tutto il direttivo, di far conoscere le bellezze della nostra regione. Questo lo facciamo all'interno del nostro club, ma lo facciamo anche con club di regione limitrofe, con cui c'è uno scambio continuo di notizie, di informazioni e anche di manifestazioni in comune.